vacanti, io cerco il tuo sguardo, io nel suo addio, che confusione, senza il suo amore. Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videoblog che è dedicata alla storia del Festival di Castrocaro Terme. Una storia che voi avete voluto fortemente, io sono molto contento di parlarvene perché parlando del Festival di Castrocaro si parla anche dell'esordio di tanti artisti italiani, perché molti artisti italiani hanno visto l'esordio anche molto prima di fare successo proprio dal Festival di Castrocaro. Allora, nel mio canale c'è l'intera playlist che parla di questo festival, ogni video un'edizione. Oggi vi parlo dell'edizione del 1971. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Certo, i diritti miei non so più farli valere, come succede nei sogni. Il Festival di Castrocaro nell'edizione del 1971 sarà presentato come l'anno precedente da Daniele Piombi, che presenterà questa appunto edizione del Festival di Castrocaro, dove vengono selezionati come sempre in tutta Italia tantissimi artisti. Allora, in finale ne arrivano veramente diversi questa volta. Gran parte di loro sono praticamente sconosciuti, ma ci sono due nomi che vi stupiranno. Addirittura il nome di colei che vincerà il Festival di Castrocaro del 71 vi stupirà, perché la sua storia inizia praticamente nel 71. Ma prima di arrivare a diventare una grande cantante italiana, a fare il suo primo grande successo, avere il suo più grande riconoscimento, ci metterà praticamente 10 anni per questa artista meravigliosa, tuttora in attività, perché proprio nel 22 è uscita con un nuovo album che proprio oggi ho visto che è in classifica fra gli album più venduti in Italia, perciò mi ha fatto anche molto piacere, veramente tantissimo. Quindi sto parlando di un artista che tuttora sta facendo musica di successo. Fatto questo inizio clamorosissimo, adesso vi dirò quali sono gli artisti che sono presenti al Festival di Castrocaro del 1971. L'edizione del 71 del Festival di Castrocaro vedrà arrivare in finale veramente diversi artisti, sono molti e la maggior parte di loro però purtroppo non si conoscono, non si ricordano, non hanno alcun tipo di storia purtroppo, perché sono davvero tanti quelli che non ricordiamo, che non conosciamo. Allora, la finale del Castrocaro del 71 arriverà Sauro Riccetti, Lidia Pagani, Emilio Orlando e Claudia Giacometti. Ci sarà anche Pino Ferraro, Ediva Bartoli, Mauro Banchelli, Marco Baldacci, Rino Guetto e Lia Amoroso. Però ci sarà anche l'esordio di Daniela Davoli. Così abbiamo scoperto da dove arriva, da dove inizia la carriera Daniela Davoli. Proprio dal Castrocaro del 71, quest'artista che poi farà grande successo, il suo esordio è praticamente segnato proprio in questo Castrocaro del 71. Ma a vincere il Castrocaro del 71 saranno due artisti a pari merito, e saranno Mauro Brighetti, ma più che altro la grande Carla Vissi, e cioè Alice. Non voglio, non è giusto, ma perché? A che serve dirsi addio? La prima artista di cui parliamo da questo Castrocaro del 71 è ovviamente Daniela Davoli. Non potevo non parlare di Daniela Davoli, anche se ho il sospetto che ne ho già parlato in qualche altra occasione. Allora, Daniela Davoli in realtà si chiama Anna Maria Fiorillo, è di Pisa, cantante italiana che è stata in attività fra il 70 e l'87. Lei appunto fa il suo esordio a questo Castrocaro, poi si trasferisce a Roma, questo accade nel 74, e partecipa a un festival popolare che si chiama il Micio Canterino, e canterà una canzone che si chiama il Micio Maremmano, perché lei era toscana e quindi si porta la Toscana in Lazio, ok? Continua poi a esibirsi in diversi locali, poi in questo stesso anno del 74
si avvale della collaborazione di Pasolini e della Maraini per far uscire il suo primo singolo, che è I ragazzi giù nel campo, che poi sarà la colonna sonora italiana dell'inconsueto film Sweet Movie. I brani verranno poi ristampati su un CD nel 95 per quelli che insomma non l'avevano mai visto e mai sentito questo disco. L'anno dopo scrive Noi Zingari e il lato B Figure per la famosa Cincenze Moira Orfei e incide il suo secondo singolo che si chiama Mille Volte Donna, che riscuote un buon successo, eh? Sempre nello stesso anno incide un paio di brani per una colonna sonora di un altro film, che è Quel Movimento Che Mi Piace Tanto, su musiche di Manuel De Sica, e scrive un altro singolo che si chiama Questo Amore, 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 per un gruppo che è C+C, dove lei poi partecipa ai cori. Perciò, insomma, come inizio è forte, perché si scrive le canzoni per sé, ma le scrive anche tranquillamente per altri artisti. Inizia subito proprio a scrivere per altri anche, eh? Nel 76 ottiene buoni risultati con Due Amanti Fa. Arriva per diverse settimane in classifica e raggiunge il sesto posto. Lo stesso singolo ottiene un grande successo anche in Spagna, dove si chiamerà Eramos Amantes. Allora, visti gli esiti positivi, esce sempre in quell'anno un altro singolo, questa volta però in dialetto romano, e il terzo, Che Se Fossi Come Lei, e si piazza con questo ultimo disco che vi ho detto all'ottavo posto in classifica per alcune settimane. In contemporanea al terzo singolo esce Ponzo primo album, che si chiama Fra Tanto Amore, dove oltre a essere autrice di molti brani, perché lei scrive, come avete capito, si avvale anche della collaborazione di un giovane e sconosciuto all'epoca, Michele Zarrillo, che appunto all'epoca però non era soltanto uno sconosciuto cantatore, ma era in realtà anche il suo compagno, perché avevano una relazione. Entra poi nel giro delle cantanti più in voga degli anni 70 e nel 77 fa Sanremo, e lo fa con un brano che si chiama Invece con te, scritto da lei e da Zarrillo. Arriva al decimo posto in classifica, perciò fa un buon successo. In estate farà di nuovo successo con Chissà Cosa Cerchi, perché arriva fino al 19° posto in classifica. Il singolo ottiene anche un buon successo in Argentina, infatti si chiamerà Che Busca, e in Canada, dove ristampano appunto questo disco più volte. Sul finire del 77 esce Guerriero di una notte, partecipa al disco per l'inverno, il lato B è Diverso amore mio, ed entrambi i brani sono scritti questa volta da Malgioglio. Quest'ultimo singolo non ottiene però molto successo, e nel 78 la Davoli è ancora però comunque sul mercato con un nuovo album che è Mia, dal quale viene estratto il singolo omonimo. Si avvale anche di prestigiose collaborazioni, oltre a Malgioglio anche Roberto Carlos e di altri importanti autori dell'epoca. I risultati sono discreti, entrambi i dischi stazionano per 16 settimane in classifica, raggiungono il 38° posto, escono anche all'estero, in Germania farà un buon successo. Da lì a poco però cosa succede? L'etichetta che ha stampato i dischi della Davoli fino allora chiuderà i battenti, perché fallirà e lei rimane senza etichetta, però farà una tournée, ma inizierà dall'Italia e poi andrà all'estero. Quando torna in Italia decide momentaneamente di fare l'attrice di fotoromanzi per riviste importanti dell'epoca come Grand Hotel. Nell'80 torna poi sul mercato con quello che sarà il suo ultimo disco della carriera, cioè Incertezza d'amore, inciso per una nuova etichetta, la Disco Spray, distribuita dalla EMI. Però non le fanno una grande promozione, e quindi non avrà un grandissimo successo. Anche il singolo che viene estratto non farà un grandissimo successo. Nell'87 la Davoli si sposa con un architetto di Roma, dal quale avrà due figli, e rifiuterà da lì in poi di tornare in televisione. Questa canzone sarà cantata dall'ultima giovanissima debuttante, che ci canterà Il mio cuore se ne va, di Speaker Remigi. Canta Carla Bissi. Ma il mio cuore se ne va. Come fosse nato ieri. Io voglio vivere, di Dorazio Brioschi Minellono. Alice Visconti. Io voglio vivere.
A vincere il Festival di Castrocaro del 71 sarà una giovanissima Carla Bisti, cioè Alice. Alice, di cui non racconterò la storia per intero, chiaramente, perché lei ha bisogno assolutamente di un vlog a parte. Però, visto che parliamo degli esordi degli artisti con Castrocaro, parlerò degli esordi della Carla Bisti, perché sono curiosissimi. Allora, Carla Bisti fa il suo esordio proprio a questo Castrocaro, ma ci sono tracce di lei in un festival del 65, sarà stata giovanissima, credo proprio, che era un festival che si chiamava Festival Internazionale dei Ragazzi. Allora, alla quinta edizione di questo festival, che si teneva a Sanremo, appare Carla Bisti, partecipa proprio a questo festival di giovani talenti. In quegli anni lei è allieva di pianoforte e canto di Rosa Nisi, madre di Checco Marzella dei Giganti, nonché nota pianista e compositrice di musica. Nel 71 vince Castrocaro con una sua personale interpretazione di Tanta voglia di lei dei Pooh, perciò ne fa una cover chiaramente. La stampa le attribuirà, grazie ai suoi grandi occhi scuri, un soprannome, la chiamerà la cerbiatta di Forlì. L'anno successivo poi riesce ad andare a Sanremo, partecipa di diritto perché aveva vinto Castrocaro, cosa che non accadrà, come ho già detto prima, al collega che vincerà Castrocaro insieme a lei. Non sappiamo più niente del Brighetti, chissà che fine avrà fatto, boh. Comunque lei va a Sanremo, grazie a questa vittoria Castrocaro farà il Sanremo del 72 con Il mio cuore se ne va, però non arriva in finale. La cantante affermerà più volte che questa canzone non le piaceva, non la entusiasmava e lei si aspettava di non arrivare in finale perché era un pezzo che non le piaceva. Sempre nel 72 farà una canzone nuova che si chiama La festa mia e sarà scritta da Franco Califano e verrà premiata grazie a questo pezzo con la gondola d'argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. La mia casa in un attimo è piena di facce felici. E quindi, per chi non lo sapeva, insomma, Carla Bisti fu chiamata per un periodo la cerbiatta di Forlì, tipo la pantera di Goro, la tigre di Cremona, anche la cerbiatta di Forlì, no? E questo soprannome non è durato molto, a dir la verità. Alice, molto bella, affascinante, sapere da dove arriva, da dove inizia la carriera quest'artista, ed è ancora più affascinante sapere che il suo esordio in realtà è lontano, anni luce dal suo vero grandissimo successo. E sto parlando del Per Elisa dell'81, cioè lei farà successo 10 anni dopo la vittoria al Festival di Castrocaro, perché la musica è fatta così: c'è chi arriva subito a fare successo, c'è chi ci mette tantissimo. Alice ha un trascorso musicale, una gavetta clamorosissima, ha un periodo molto lungo di sconfitte, di no, di ripartenze, di prove, di riprove, fino poi finalmente ad arrivare al suo grande successo, dove la trova preparatissima per restare poi Alice per sempre. La gavetta è sempre molto importante per questo, anche se devo dire che purtroppo non a tutti i cantanti poi va così, cioè ci sono artisti che hanno fatto delle gavette lunghissime e poi non riescono ugualmente a fare successo. Che possiamo farci? Niente. Meno male però che in questo caso non ci siamo persi un artista così importante. Questo era il Castrocaro del 71, dove questa volta escono due nomi importanti. Da questo Castrocaro finalmente abbiamo due grandi artiste della musica italiana. Se vi piace l'argomento, vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera playlist che parla proprio della storia dei festival di Castrocaro. Andate a darci un'occhiata. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale.